Yeah, girl, you're so overwhelming. You're like a song to which my heartbeat is playing. Like, oh, na na, oh, na na, yeah. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Buongiorno da me e dal mio studio, anzi è lo studio di mio padre in realtà. Però sono qua a far finta di studiare, ma ancora non ho iniziato. Infatti è da ieri che dico che devo iniziare a studiare, ma ancora non ho aperto il libro. Mi sto guardando una puntata di Game of Thrones, che in realtà avevo già visto dopo l'esame di neurologia, ma in inglese, subito appena uscita. Ma adesso me la sto riguardando in italiano e me le vedo tutte, perché poi col fatto che sono stata alla casa al mare non avendo internet non me la potevo vedere. Adesso recupererò, ma devo iniziare a studiare ed è quello il problema. Ah, che bello quando c'è la mamma che ti prepara i broccoli. Però il riso me lo sto preparando io, al solito, riso allo zafferano. Tanti mi chiedono perché mangio sempre le solite cose, perché sono le cose migliori, più buone. Sono le cose che mi piacciono di più e non mi piace cambiare. Alla fine mi saziano, perché cambiare quando una cosa ti dà soddisfazione, è buona. Certo, una mega pizza ci stava meglio, però quella fa ingrassare. Però il mio compleanno qualcosa di buono me lo mangio, forse. Sì. Così io inizio a studiare. Sì, sì, come no. Stavo vedendo che l'ultimo video che ho appena pubblicato, ovvero quello dove racconto la mia esperienza del test di medicina, vi è piaciuto tantissimo. E sono contento, perché è stata la mia esperienza e credo che a qualcuno realmente potrebbe quantomeno rivedersi in quei momenti, o comunque potrebbe essere di incoraggiamento come situazione. Vedere che magari un'altra persona sta passando le stesse cose e le ha passate, io le ho passate tanto tempo fa. Comunque, ve l'ho promesso, vorrei fare una serie di questi video per aiutarvi. Il test mi pare che i primi di settembre, quindi riuscirò a fare qualche video, soprattutto su dei consigli, delle cose. Ci sto un attimo ragionando per cercare di ricordarmi, perché è passato un po' di tempo da quando io ho fatto il test. Ce la potrò fare ed aiutarvi, almeno quello che io voglio, cercare di darvi un piccolo aiuto nel piccolo delle mie possibilità, però darvi un piccolo aiuto che potrebbe anche servirvi il giorno del test, quindi sono veramente contento. Però a casa mia si muore di caldo. Siccome è da ieri che ho detto boh, devo iniziare a studiare, devo iniziare a preparare l'esame, perché sta arrivando per tutti la sessione, non so come si chiama quella di settembre, comunque la sessione di settembre. E dopo che tutti siamo stati, lo spero, almeno una quindicina di giorni a non far nulla, almeno io sono stato 15 giorni senza fare nulla, stravaccato sul a mare, non facendo praticamente nulla di studioso, è sempre difficile ricominciare. Allora ho pensato, perché non fare un video e dare qualche consiglio che potrebbe tornare utile, almeno a me tornerà utile, perché è quello che io attuo da ormai 5 anni a questa parte. È un po' modificata la strategia rispetto ai primi anni. Ho detto, condividiamole, parliamone un po' con voi, vediamo un attimo, potrebbe essere utile un attimo qualche piccolo consiglio per ricominciare a forza e per prepararsi, per chi come me purtroppo c'è la sessione di settembre, di esami. Se non avete esami potete anche skippare questa parte del video, tanto che ve frega, beati voi. Quindi vi darò 5 consigli per affrontare al meglio quella che è la sessione di settembre. Sicuramente il primo dei consigli, forse anche il più banale tra tutti, è di avere buoni propositi, ovvero pensare positivi del fatto che si può sicuramente recuperare la sessione se mettessi a studiare e fare gli esami di settembre. Anche se non è facilissimo, perché non c'è voglia col caldo, visto che siamo stati a non fare nulla, appunto. Avere dei buoni propositi è l'arma vincente, ed essere quindi convinti di quello che dobbiamo fare per raggiungere l'esame. E come fare ciò? Bisogna ovviamente mettersi a studiare. Quindi il secondo punto è mettersi a studiare. Ma come? Bisogna studiare in luoghi tranquilli, luoghi dove non ci sono distrazioni, perché la reale problema di molte persone che, diciamo, devono ricominciare a studiare dopo il periodo di vacanza è che sono magari a casa dei genitori, se come me siete fuori sede, quindi abitate fuori, e qui ci sono gli amici, c'è il mare o la montagna, ci sono tantissime distrazioni che magari nella vostra sede dell'università non avete.
Infatti io nel primo periodo, i primi anni di università, partivo sempre dopo Ferragosto e tornavo a Roma per mettermi a studiare, perché lì non c'era nessuno e riuscivo a preparare molto molto bene. Infatti gli esami migliori io li ho preparati a settembre, mi ricordo che di aver preparato in modo spettacolare istologia, ma veramente benissimo, che non c'era nessuno, praticamente ero solo io con Claudio e il mio amico DagoFood, ed eravamo solo noi due, ed è stato così primo, secondo, terzo anno. Quarto anno ho deciso che di cambiare un attimo strategia, di provare a studiare un po' a casa, anche se faccio poco o nulla. Infatti questo è fondamentale, e ci ricolleghiamo al terzo punto, ovvero avere le idee chiare, quali sono gli esami da preparare, quando dare quegli esami, e di conseguenza questo si può anche rapportare al fatto di studiare in un luogo tranquillo, perché se io devo dare un esame nella prima parte di settembre e per preparare quell'esame ci vogliono 20 giorni, è normale che prima inizio a studiare a buon regime, prima riuscirò ad essere pronto all'esame. Viceversa, se un esame a fine settembre, posso iniziare a studiacchiare a casa, quindi con molta tranquillità, per poi dare l'ultima botta nel periodo finale, nelle ultime settimane prima dell'esame. Quindi un po' dipende, ecco, appunto, ad avere le idee chiare su quella che è la materia. Io personalmente devo preparare dermatologia, ed è difficile in realtà preparare dermatologia in poco tempo, almeno nella mia università, quindi avrò bisogno di tanto tempo a disposizione. Ma per una cosa mia personale, voglio festeggiare il mio compleanno con i miei genitori e poi trasferirmi a Roma, quindi subito dopo il mio compleanno, verso fine agosto, per poi mettermi seriamente e fare quei 15-20 giorni di chiusa per l'esame. Sono sempre positivo, infatti, come dico sempre, io mi inizierò a preparare facendo finta di voler andare a fare l'esame al primo appello. Se poi mi sento pronto, mi siedo, anche se non mi sento pronto, mi siedo all'esame. Se va male, vabbè, è andata così, mi sono pronto per il secondo appello. Un consiglio è quello sempre di puntare al primo appello, perché se dovesse andare male, c'è quello del secondo appello, ma già se si parte per il secondo appello si arriva nelle stesse condizioni del primo appello, soltanto che senza avere poi un'opzione in più per il secondo appello. E poi un altro consiglio, ovvero il quarto consiglio che vi voglio dare, è quello di iniziare piano. Io infatti mi sono dato come inizio questo fine settimana dopo Ferragosto di iniziare a studiare, ovvero sto prendendo il libro, gli sto dando un'occhiata, sto cercando di fare, anche se poco effettivamente, ma di fare qualcosa. Meglio del non fare nulla, perché iniziare da oggi e domani a fare 100 pagine al giorno è impossibile. Invece se voi iniziate piano piano, magari oggi 5 pagine, domani 10 pagine, dopodomani 20 pagine, piano piano riuscirete ad arrivare, ad esempio io lunedì, ad essere a buon regime. È come un po' smettere di fumare. Non si può da oggi a domani pensare di smettere di fumare. La stessa cosa è con lo studio, non si può pensare da oggi a domani di ripartire. Infatti c'è Ciccio, stiamo sentendo questi giorni per messaggi, che mi manda foto di serie TV, di videogiochi alla PlayStation. Fa: eh sì, oggi devo aprire il libro, eh sì, devo fare questo. Siamo tutti così. Più o meno piano piano si inizia a recuperare il ritmo. L'importante è che se si dice che da lunedì si inizia a studiare seriamente, allora lunedì deve essere il giorno in cui si inizia seriamente. Questi giorni preparatori sono molto molto utili, quindi si inizia, ad esempio, inizio da giovedì a studiacchiare, venerdì, sabato, domenica, lunedì via a regime. Rimane il quinto consiglio, ma che forse è anche il più banale di tutti, non era il primo, ma il quinto. È vero, di prima si inizia, prima si arriva alla fine. Nel senso, se voi iniziate subito a studiare, prima arriverete ad essere più o meno pronti per l'esame. Se voi aspettate gli ultimi giorni, non avrete né la voglia, sarete pieni d'ansia, sarete proprio al limite per preparare l'esame. Questo porterà a una serie di cose negative che non vi permetteranno di preparare l'esame. Visto che il tempo c'è, una buona organizzazione con un ottimo metodo di studio, vi posso consigliare il mio metodo di studio, ma anche il vostro metodo di studio, ma con un'ottima organizzazione vi permetterà di studiare, di divertirvi, di andare a mare, di fare tutto quello che si fa ad agosto, e non dire: bene, basta, è finito, devo iniziare a studiare e basta, perché poi sarà controproducente. Quindi questa è un po' la mia strategia che io attuo in questo periodo per ricominciare a studiare, perché so che non è facile. Sono il primo a dire che è difficilissimo ricominciare a studiare dopo non aver fatto nulla, soprattutto a casa con i genitori che sono qua. È sempre difficile, almeno personalmente, per me la soluzione ideale è sempre quella di andarmene a Roma. Ma per non prendere decisioni drastiche, inizio a studiacchiare con questi consigli che vi ho dato, per poi, quando tornerò a Roma, essere al massimo del regime. E poi, se Dio vuole, di finirmi tutti gli esami che ho al primo appello, me ne posso andare in vacanza e quindi fare altre vacanze senza pensare a nulla, che è un po' un altro consiglio, sesto consiglio. No, vabbè,
5 consigli. Però adesso mi devo mettere a studiare veramente io. Yeah, girl, you're so overwhelming. You're like a song to which my heartbeat is playing. Like oh na na, oh na na, yeah. Oh. Dovevo andare in palestra alle 7. Mio fratello, sono le 7 e mezza e ancora non è. Perché anche poi non devo andare alla palestra qua vicino. Devo farmi 10 km, 7 km, non mi ricordo quanto. Per andare in un altro paese per allenarmi. Perché la mia palestra qua è chiusa, è l'unica aperta è là. Oh Jay, non muoviti per favore, che non ce la faccio più. Però è fondamentale per me allenarmi in questo periodo, soprattutto perché veramente fa caldo. Però quando vado ad allenarmi mi svago di tutto. Ed è anche un modo per riprendere il ritmo. Perché poi secondo me la vita è fatta anche di routine. E lo studio fa parte della tua routine. Ma se c'è anche la palestra nella tua routine, devi recuperare. E quella più facile da recuperare è andare in palestra, che rimettersi a studiare. Ricomincia con la palestra, che non ho mai smesso in realtà. E mi metto poi piano piano a studiare. Avete visto qualcosa ho fatto? Ma così all'esame non ci arrivo manco per il 2027. Sono convinto di recuperare il ritmo. Credo. Sì, lo recupero. Ogni anno lo recupero. Ah. Sono arrivato dopo 12 ore e ce l'abbiamo fatta, le 8. Mamma mia come sono sudato. Ho una fame da lupo. Volo a casa e mangio. Sono appena arrivato a casa. Sono morto. E mi devo pure cucinare, non c'ho voglia. Ma sto morendo di fame, quindi mi devo cucinare. Ormai la mia cena la sapete meglio di me. Le solite cose sto mangiando. L'unica cosa, ho abbassato leggermente i carboidrati, ma poco pochissimo, sotto 10 grammi. Di a pranzo, 10 grammi a cena, per sgrassare un altro po' in vista del mio compleanno, che oggi vi pregusto. Ah. E dopo una bella cena, la cosa migliore in assoluto è una puntata di Game of Thrones. Che spettacolo di serie, ragazzi, che spettacolo. Ma tanto che ve la consiglio a fare, è una delle serie più famose al mondo, già la vedete. Spettacolare. Mi devo comunque rilassare un po' perché posso anche stare allo studio no. Cavolo, allenamento. Mamma mia, raga. C'è puntata 7x06. Epica. Mi sono rivisto tutte le puntate oggi della settima stagione fino a quella che hanno pubblicato adesso, quindi la sesta puntata, perché ero rimasto leggermente indietro visto che ero al mare e non avevo internet. Mamma mia. Ecco perché è la serie più amata di tutti. Io l'ho sempre vista, sempre bellissima. Ma come questa settima stagione, veramente. Purtroppo non posso parlare, se no farei spoiler, ma epica, epica, epica. Sono veramente stragasate, non vedo l'ora che arriva domenica a vedermi la nuova puntata. Io come sempre vi ringrazio per aver visto il video. Spero che i miei consigli sullo studio per ricominciare a studiare vi siano stati utili. Come sempre vi invito a lasciare un bel like, condividere il video perché potrebbe servire a tanti, commentare qua sotto perché mi aiuta. Trovate sempre i miei link in descrizione per tutti i social dove vi invito a seguirmi. Io vi ringrazio per aver passato 10 minuti con me e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!